Eccomi tornata con un nuovo video. Questo video è un video in collaborazione con il gruppo di Fortuna e Makeup. Ho collaborato ancora con Fortuna, con il suo gruppo, e devo dire che mi trovo davvero molto bene perché Fortuna è una persona davvero speciale, è una persona molto corretta ed è un piacere veramente collaborare con lei. Vi lascio comunque qui sotto i vari link. E il titolo del video è Il colore che mi rappresenta di più. Ogni ragazza ha scelto un colore, io ho scelto il colore fucsia perché è in assoluto il colore comunque che mi rappresenta di più e che è comunque il mio colore preferito fin da quando ero piccola. Ogni ragazza poteva decidere cosa fare, se comunque fare un video tutorial di make-up o un outfit. Accessori e così via. Io ho pensato di fare un po' tutto. In pratica avevo pensato di farvi vedere un po' i miei trucchi, i miei vestiti, qualche accessorio, un po' di tutto, tutto quello che in pratica rappresenta che comunque ho di fucsia a casa. Allora, io volevo partire subito con i trucchi. Ho utilizzato oggi questo make-up, che dopo metterò le foto, usando dei colori, degli ombretti particolari. Ho da poco acquistato la palette degli Intensissimi della Neve Cosmetics e devo dire che è diventato uno dei miei colori preferiti, quello proprio del fucsia. E ho usato questo colore qui, che è Diva, colore Diva, che è veramente stupendo. E diciamo che questo è uno dei miei colori fucsia che adoro. E poi devo dire che ho veramente, non ho provato tantissimi prodotti, però devo essere sincera che mi sono trovata particolarmente bene con i prodotti della Mulac. E questo è un ombretto che avevo acquistato, ho usato Pop per questo make-up. E poi vediamo, vi faccio vedere un altro ombretto che anche questo mi piace davvero molto ed è della Kiko, è il numero 404 della linea Infinity ed è un ombretto perlato, questo qui. Adesso pensavo di farvi degli swatch così magari potete vedere questo. Questo, sperando che si veda, è il colore fucsia perlato però della Kiko. Qui faccio vedere anche gli swatch degli altri, visto che, come vi ho detto, sarà un video un po' particolare perché vi farò vedere un po' di tutto, swatcherò, vi farò vedere dei vestiti provati, un po' di tutto in pratica oggi. Questo è in assoluto il colore comunque che preferisco ed è quello che vi dicevo prima, Pop di Mulac. E per ultimo vi faccio vedere questo qui che invece ho usato anche per il primo, che invece è quello della Neve Cosmetics che vi ho fatto vedere prima ed è Diva. Allora, questi sono in pratica i tre colori fucsia che adoro e che mi piacciono tantissimo. Allora, poi passando ai rossetti, ho questi che ho indossato oggi e sono questi della linea di Kiko. Questa linea qui di Kiko ed è il numero 10. Oggi mi tempesto le mani, me le sporco tutte e swatcho anche questo. Questo in pratica è il numero 10 di Kiko, di questa linea. E questo invece è il numero 8. Sono sempre due tipi di fucsia, questo qua sotto,
sono due tipi di fucsia, però di tonalità un po' diverse. E questi sono veramente due colori che adoro indossare e che ho indossato anche adesso in questo make up. Poi, sempre che ho indossato oggi, ho questo gloss, questo lip gloss che ho acquistato della linea Astra, e dell'Astra in pratica questo lip gloss, ed è il numero 7 ed è, si chiama Forever Gloss. Ve lo faccio vedere ed è bellissimo perché ho indossato anche questo ed è questo qui, il primo, questo qua, ed è pieno di brillantini, di glitter, ed è il primo, questo qua sotto, quello qui, che vi faccio vedere. E sono veramente molto belli, e questi qua sono in pratica i colori che ho indosso in questo momento. Come smalto invece ho due preferiti fucsia, ed è uno il 128 della Pupa, che è questo, e poi questo che indosso in questo momento, ed è della Mavala, il 129 Candy Pink, eccolo qui. E questo qui, con tutta la mano swatchata, e questo qua è uno di quelli che veramente adoro. Ora vi faccio vedere qualche orecchino, che anche questi adoro. Allora, qualche accessorio. Questi sono degli orecchini fucsia. Questi sono degli orecchini fucsia che adoro, che mi piacciono davvero molto. Poi ho un po' di tutto. Ho distrutto, cioè ho tutta la confusione dell'armadio, mobili, di tutto di più. Ho tirato tutto fuori per farvelo vedere. E qui invece sono un altro paio di orecchini, sempre fucsia, che questi qua sono veramente carinissimi, mi piacciono tantissimo questi orecchini qui. Sono veramente stupendi questi orecchini. Sono grandi, ma sono veramente molto belli. Vi faccio vedere quest'altro orecchino, che è bellissimo. Questo qua veramente è uno degli orecchini in assoluto il mio preferito, ed ha una farfalla e una piumetta, ed è veramente spettacolare, ed è fucsia anche questo, in realtà è bellissimo. Poi, sempre come orecchini, ho questi altri due, sempre fucsia. Anche questi qua mi piacciono molto, sono molto carini. Poi cerco di fare abbastanza in fretta, perché sennò altrimenti non riesco a farvi vedere tutte le cose che voglio. E ho questo di fucsia, ho questo fiore che ha l'elastico dietro, quindi va nei capelli. Fucsia. Ora vi faccio vedere le due cover del cellulare. Dei due cellulari che ho. Allora, questa semplicissima, però sempre sul fucsia, su colore fucsia, ed è in pratica quella del Note 4, Samsung Galaxy Note 4, e poi quella del mio cellulare un po' vecchiotto, dell'iPhone 4S, anche questa fucsia, naturalmente. Poi, il mio bastone dei selfie, mai usato, però fucsia. Poi, il caricabatterie, il filo del caricabatterie del cellulare, fucsia, anche questo. Poi, come collana non ne ho tantissime di fucsia, però una che mi fa veramente impazzire, la metto spessissimo, avrete visto sicuramente se siete iscritti alle mie pagine, quindi alle mie pagine di Facebook, l'avete vista sicuramente in qualche make up, ed è questa qui, ed è una collana con il fucsia,
E questa qua veramente la indosso spessissimo perché è una collana comunque che si adatta facilmente a molti outfit ed è sia elegante, l'abbino anche con i jeans. Un altro rossetto, quello di H&M, lipstick, mi sono dimenticata di sbocciarlo, è questo, anche questo qua è stupendo. E un altro, questo qui, e anche questo qui, ed è stupendo, ed è il numero, si chiama Pink Full, Pink Full. Pink Full, ed è il numero 309 se non sbaglio. Ah sì, il questo invece è il rossettino che è uscito da una rivista. Anche questo mi è uscito il colore fucsia ed è stupendo questo qua, mi piace. Questo qua penso che sia in assoluto forse il più bello. E come dice una youtuber famosa, è di Issa Loran. Questo invece è un eyeliner fucsia della Kiko ed è il numero, si chiama Super Color Eyeliner ed è il numero 108. Questo qua è un eyeliner che mi spiegava la ragazza che bisogna prima bisogna scuoterlo come si deve e poi diventa molto più acceso e si vede molto di più. Eccolo qui, l'eyeliner. Anche questo è un colore fucsia. Anche questo è stupendo. Poi adesso passiamo ai... Ah sì, questo è il mio portamonetine. Mio portamonetine con i bacetti e i fiorellini e naturalmente fucsia. Questo è una molettina sul fucsia, sui capelli, così, anche questa fucsia. A me piacciono tantissimo gli accessori, quindi ho tantissimi fermagli, ho tantissime cose. Poi questo è un altro, è una molettina, cioè anzi non mi viene il nome, è un, come si chiama, una forcina, vabbè, una forcina, un spillone, ecco, neanche, non so come si chiama esattamente, se vi ricordate come si chiama scrivetemelo qui sotto. Ha fissato nei capelli. E ha una rosa e anche questa ha il colore fucsia, però purtroppo non riesco, non so se si vede bene i colori, non so se si vede bene. Ecco, poi